Ciao cari e bentornati a un'altra parte di Coloriamo insieme il mandala. Ci ho messo un po' prima di riuscire a fare questa seconda parte, non so se sarà l'ultima perché bisogna vedere quanto ci metto a colorare, se è troppo lunga o se mi basta poi ancora un video. E poi, come dicevo, non deve essere una cosa fatta di fretta. Una cosa fatta con tranquillità, è una cosa che deve piacere naturalmente. Come state? Io sto molto bene, ci ho messo un pochino prima di rifare questa cioè di fare questa ulteriore parte, perché insomma un po' non c'ero, un po' comunque i miei vicini non erano molto silenziosi, quindi dalla mia postazione si sentiva un gran baccano e non era molto piacevole, diciamo, soprattutto per voi che ascoltate il rumore delle mie matite colorate sul foglio e il suono della mia voce. Sono partita direttamente con un bel verde. Questo qua è verde salvia, l'avevo già usato, mi ricordo, per fare il collare del cagnolino. Fuori, oggi il tempo è un pochino nuvolo, diciamo, e infatti ho dovuto aprire molto di più la serranda per far entrare più luce. E preferisco la luce naturale, sinceramente, alla luce artificiale, quindi insomma, vado di luce naturale dalla finestra piuttosto che lampade e lampadine. Sono circa le 5 del pomeriggio, poi non so quando riuscirò a caricare il video. Comunque, aspetto sempre più o meno quest'ora del pomeriggio per caricare. No, per caricare, però sono distratta, sto colorando e dico cose a volte senza riflettere, non per caricare, ma per registrare il video. Perché mi piace la luce a quest'ora del giorno. Poi oggi, ripeto, non c'è troppo sole, non è una cosa che mi dispiace tanto, eh. Io non amo in modo particolare l'estate, sono più un tipo di autunnale o primaverile, non dico l'inverno, va bene, ma piuttosto l'inverno. Preferisco affrontare i rigori invernali piuttosto che morire dal caldo d'estate, sinceramente. Almeno d'inverno posso sempre coprirmi d'estate, più scoperti di così. Non saprei. Comunque, va bene. Tanto siamo ad agosto, dobbiamo aspettare che finisca. Quindi, meglio mettersi l'anima in pace e aspettare che il caldo. Poi, intanto quest'anno non è stata un'estate particolarmente calda, diciamo, soffocante, a parte questi giorni di anticiclone africano, ma possiamo essere fortunati, possiamo ritenerci fortunati quest'anno che non ci ha, diciamo, distrutto dal calore, come nell'estate scorsa, che invece è stata forse un po' troppo, un po' esagerata, ecco. Mi sto dando al verde, sono ispirata dal verde, spero che i miei canini non siano disturbati, perché tante volte c'è chi scende le scale con molta grazia, c'è chi grida e quindi insomma loro partono ovviamente perché si sentono disturbati e quindi spero di non essere costretta ad interrompere il video per i miei canini che abbaiano, purtroppo non ci si può fare niente se loro. Alcuni rumori danno fastidio, del resto non posso biasimarli. Hanno anche ragione. Anche noi siamo infastiditi a volte quando riposiamo.
dai rumori esterni, logicamente lo sono anche loro, poi comunque insomma fa anche un po' parte delle motivazioni di razza dei miei canini, perché entrambi hanno la motivazione della guardia, quindi direi che è più che normale che insomma ogni tanto ci parta qualche abbaietto se si sente qualche rumore un pochino più forte. Comunque fortunatamente è una cosa che fanno molto raramente, quindi la cosa non mi preoccupa assolutamente. Allora, dopo aver fatto queste belle foglioline verdi, manca il contorno che farò di colore. Vediamo questo colore qua, che è un purple, un bel purple, e facciamo questi pezzettini del collarino prima di mettermi qui a disegnare con voi, anzi a colorare con voi. Stavo guardando una bella serie, almeno a me piace, che ho trovato molto molto ben fatta, che è quella su Netflix ispirata a un libro su, di Anna, nella che mia mamma dei capelli rossi, Anna di Green, Anna di Green Gables, mi sembra che sia Anna di Green Gables, della Montgomery, e già avevo apprezzato molto da bambina il cartone animato, no? Il famoso Anna dei capelli rossi, mi era piaciuto tantissimo, e devo dire che questa serie a me sta piacendo. Chiamatemi Anna, e noi in italiano l'abbiamo tradotto con Chiamatemi Anna con la A, in realtà in inglese sarebbe Call me Annie with the I, con la I, con la E, perché il suo nome si scriverebbe Anne. Comunque è tradotta nella nostra lingua, è Chiamatemi Anna con la A, e sono alla seconda stagione, la sto divorando praticamente, anche perché d'estate sinceramente con questo caldo al mare non ci vado, perché almeno finché non vado un po' in vacanza io al mare non vado. Ne avrei la possibilità, ma non mi interessa. L'articolo che non mi interessa, non vado matta per il mare. Non mi dispiace, non è che il mare non mi piace. Il mare mi piace in determinate situazioni, non quelle caotiche, diciamo, estive, eccetera. E quindi mi godo queste serie molto molto carine di Netflix. Quella dedicata a Anna mi piace molto, molto rilassante. L'ho iniziata con un po' di dubbi, da dire ma chissà come sarà, se è all'altezza delle aspettative, perché Anna comunque è sempre stato un personaggio molto particolare. L'avevo capito da bambina, no? Che era comunque un personaggio fuori dagli schemi, molto, con un carattere molto deciso, e soprattutto per il periodo storico in cui è ambientata. Siamo più o meno intorno al 1850 e qualcosa, 1855, 56, 57, non mi ricordo il periodo preciso, ed è ambientato su un'isola fuori dal Canada, fuori dalle coste del Canada, credo si chiami Isola del Principe Edoardo, ma non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che si chiami così, o se no ho sbagliato principe. E questa Anna viene, diciamo, dalla terraferma, viene mandata in adozione presso la famiglia dei Cuthbert. Ecco, scendono le scale, speriamo che i miei canini se ne stiano buonini e non comincino
come dicevo prima, ad abbaiare. E quindi niente, questa ragazzina viene mandata presso i Cuthbert per sbaglio e poi lì rimane. E lì iniziano le sue avventure presso questa famiglia che l'accoglie proprio come una figlia. Loro sono due fratelli, Marilla e Harry, se non mi ricordo male. E da lì comincia, insomma, la sua ambientazione nella fattoria, quindi a Green Gables, e insomma, nel paese, tutto il circondario, i vicini di casa, la cittadina vicina, la scuola, insomma c'è tutto un mondo per Anna da scoprire, perché non era mai stata adottata prima e quindi per lei è tutta una novità. Oltre a cui questa, diciamo che è un po' la scusante, no? Per poi raccontare tante cose che vanno al di là di Anna, e cose molto importanti come il valore dell'amicizia, la fiducia, l'accettazione dell'altro, la cattiveria. Ci sarà chi truffa, ci sarà chi non accetta, chi è diverso, chi continua. Infatti c'erano comunque molte, come dire, molti preconcetti. Era un mondo pieno di preconcetti, quello ancora del, possiamo dire, di due secoli fa, perché era ancora il 1800, quindi proprio due secoli fa, no, ma quasi un secolo e mezzo fa, e abbondante, direi, e pieno zeppo, insomma, di pregiudizi nei confronti di tutto e di tutti, le regole delle buone maniere, il fatto che se tu eri un orfano comunque non eri degno di stare in una società o di avere un futuro, le donne che comunque erano ancora costrette a diventare mogli più che altre cose, che quindi non potevano vedere soddisfatte le loro ambizioni, se magari a loro poteva piacere qualcos'altro. Piuttosto che se un semplice, chiamiamolo così tra virgolette, matrimonio, perché una donna lavorasse fuori di casa era assolutamente fuori discussione, a meno che qualcuno non avesse un'attività commerciale come un negozio, un emporio, cose del genere, ma altre le professioni, diciamo, che alle donne erano se non negate, comunque fortemente ristrette, perché anche la scuola poi andava quasi più avanti per gli uomini che per le donne. Le donne venivano insegnate le buone maniere, come diventare una buona moglie, quella cosa, diciamo, finiva lì. Ma c'era anche chi non era disposto, no, a tutto questo, e quindi fortunatamente ha cominciato a tirare un po' sulla testa, a dire che forse così non è che fosse proprio il massimo della vita e dell'aspirazione. Marrone, facciamo questo contorno, e quindi insomma sono episodi molto molto piacevoli. Anna naturalmente non riesce a non mettersi nei guai almeno una volta a episodio, ma è ciò che la rende adorabile, divertente. E addirittura un tema mi ha fatto molta, ora i libri sinceramente non l'ho letti, della Montgomery, sarei molto curiosa di leggerli, fare in modo di procurarmeli, perché i libri sono tre in realtà, da quello che ho letto, mi sono informata, diciamo, sugli scritti, che attraversano tre fasi della vita di Anna, ed è molto di più naturalmente di quello che ci faceva vedere l'anime, no? L'anime credo fosse giapponese, Anna dai capelli rossi, ora no, magari mi sbaglierò, può darsi che fosse di produzione diversa, ma di solito erano tutti anime
giapponesi, quelli che ci venivano proposti, quando comunque, insomma, quelli della mia generazione erano piccoli e quindi questo c'era, ecco, cartoni animati bellissimi, niente da dire perché erano molto belli, molto tristi tante volte. Ma Anna mi è sempre piaciuta proprio perché non seguiva questa tristezza che c'era in altri anime, tipo non so, Lady Oscar piuttosto che Candy o Georgie, che avevano questi finali tragici o comunque dove la persona non riusciva a soddisfare le proprie aspirazioni e i propri desideri, tante volte si rimaneva con un nulla di fatto, no? Con un amaro in bocca comunque alla fine di questi episodi, perché insomma il lieto fine c'era pochissime volte. Invece Anna è sempre stato un cartone animato molto, come dire, che mi ha sempre trasmesso positività, per questo che mi ha fatto molto piacere rivederlo in questa forma, in questa serie di Netflix. E dicevo una cosa che mi ha stupita abbastanza, questo è il mio amico rosso inglese, io adoro questo colore, me ne sono innamorata qua. E quindi dicevo, un tema particolare, che oltretutto ho visto oggi è quello dell'omosessualità, che naturalmente era vista una cosa, come una cosa contro natura, una cosa che non doveva essere, una cosa che assolutamente, figuriamoci, no? Cioè uomo e donna fatti per procreare, quindi non si parlava assolutamente, erano cose di peccato, eccetera. Invece, stranamente, è presente questo tema all'interno di Anna e viene toccato, io non dico come, perché comunque... A chi fa piacere, poi magari se siete incuriositi dalla mia recensione di Chiamatemi Anna, ve lo andate a vedere, perché io naturalmente non vi svelo nulla, posso dirvi, no, ovviamente vi dico, vi ho detto e vi dico di cosa parla in generale, dei temi che possono venire toccati, ma non vi dico nulla, naturalmente dei personaggi, delle storie, perché sarebbe, una cosa, insomma, uno spoiler non tanto carino se qualcuno avesse poi intenzione di andare a vedere gli episodi. E quindi dicevo, il tema dell'omosessualità viene trattato in modo molto bello, secondo me, molto delicato, con una mentalità molto aperta. Poi c'è da dire che Anna è una ragazzina molto sveglia, quindi impara presto, sbaglia spesso, nel senso che fa le cose magari senza pensare alle conseguenze, quindi è molto istintiva. Lei quando decide di fare una cosa la fa, punto e basta, poi se ne pente, perché però non lo fa con cattiveria, lo fa per come dice lei, per un nobile scopo, cioè lì per lì quello che fa lo fa a fin di bene, ecco. Però purtroppo tante volte capita che, che ciò che fa non sia giusto, ecco. E quindi purtroppo viene ovviamente ripresa, sgridata, capita naturalmente, perché è una cosa bella che poi viene capita. Però insomma, lì per lì. E quindi viene trattato, ripeto, questo tema, non che riguardi Anna in modo particolare, ma riguarda delle persone intorno a lei, e lei capisce che, insomma, esiste anche questo lato dell'amore, fuori dalle convenzioni sociali. E lo capisce, lo accetta, naturalmente. E a me davvero mi è piaciuto molto, molto la delicatezza con cui è stato affrontato l'argomento. Anche perché non è, diciamo, rimane sempre una serie che direi che tranquillamente è per tutti, non ha particolari scene, diciamo,
chiamiamole scandalose o comunque vietate ai minori o cose, anche perché Anna è sempre stato un libro, una cosa per, diciamo, per bambini e quindi non ha particolari, cioè almeno secondo noi per bambini, poi per chi l'ha scritta non lo so, non so se la Montgomery volesse veramente scrivere un libro per bambini, quando poi leggerò il libro me ne farò un'idea, perché l'idea finora me la sono fatta solo guardando prima il cartone animato e adesso guardando la serie. Ma è probabilmente un po' come la storia di Carol quando scrisse Alice. Noi la etichettiamo come un libro per bambini, una favola, no? Per bambini, in realtà Alice è molto, molto di più. Bisognerebbe leggere. Io non ho letto tutto il libro di Carol, devo confessare. Non ho letto il libro originale di Carol, ma ho letto la versione, no? Estesa, un'extended version, diciamo, della favola, su un libro che poi vi farò vedere e che magari vi leggerò più avanti se la cosa vi può allietare. Ed è una versione in due parti piuttosto lunghetta rispetto alla favola originale del Bianconiglio, della Regina di Cuori, eccetera, no? È di più. E nel libro originale c'è molto molto di più. In effetti Carol non aveva concepito Alice per i bambini, ecco, non sarebbe stata una storia per i bambini, ma qualcosa di più. Ah, già che c'è questo verde acqua, facciamo anche questa parte qua, che male non fa. Tante fiabe, storie in realtà non sono nate per i bambini, sono nate per intrattenere un pubblico adulto. In effetti se si pensa alle fiabe, hanno tutte un che di forte, quasi una componente, chiamiamola horror, come la chiamo io, no? Nel senso che c'è sempre un qualcosa che spaventa, spaventa tanto, e il pubblico di una volta, adesso i bambini sono più sgamati, diciamola così, sono più abituati, perché comunque con la televisione noi gli proponiamo già da piccolini, magari a volte scene che potrebbero essere un po' forti, eccetera, e loro sono abituati, no? Comunque a queste cose già da piccolini, quindi si impressionano sicuramente meno di un bambino, non lo so, solo che di 50 anni fa, quando la televisione ancora, insomma, non è che fosse. C'era 50 anni fa, ma mia madre mi dice che la prima televisione loro l'hanno avuta nel 52. Quindi si parla di 70 anni fa, praticamente, no? 70 anni sono troppi. No, 50 anni, no, aspetta, 52, 2002 sono 50 anni, eh sì, sono quasi, quasi 70 anni fa. E quindi, insomma, già una bimba come poteva essere mia mamma, sicuramente era più impressionabile rispetto a un bimbo, magari. Adesso, degli anni 2000, degli anni 90, degli anni 80, dove la televisione ha tolto tanta, tanta fantasia. E quindi, insomma, le fiabe erano nate per intrattenere un po' tutti, e avevano una forte componente, come dire, come ho detto prima, horror, no? Nel senso, se vogliamo chiamarla così. Dove comunque c'è il cattivo, un cattivo cattivo, non un cattivo all'acqua di rose. Se pensiamo alla strega di Biancaneve, che insomma aveva ordinato di ucciderla e strapparle il cuore al cacciatore, e poi l'ha voluta avvelenare, la voleva uccidere. Non lo so, la bella addormentata, che si è, ancora la bella addormentata gli è andata abbastanza bene perché all'uso si è soltanto, diciamo tra virgolette, avvelenata con il fuso. Mi viene in mente Hansel e Gretel, ad esempio, che è una delle, secondo me, horror story peggiori, dove c'è questa stregaccia che mangia i bambini e li cucina nel forno.
oppure Pollicino che rischiava di essere mangiato dall'orco, c'erano gli orchi che mangiavano i bambini, le streghe che se li cucinavano, personaggi cattivi che comunque volevano fare del male, no? A queste povere creature, e non era mica cosa da poco, era una cosa molto forte, secondo me. Poi certo che arrivava l'eroe che salvava tutti, oppure l'intelligenza. Dei bambini che riuscivano, tipo Hansel e Gretel, che sono riusciti loro poi a mettere nel forno la strega, o Biancaneve che è stata aiutata dai nani più che dal principe, comunque direi che sono stati loro quelli più i ganzi della situazione, direi più, più del principe. E quant'altro, insomma, Pollicino che aveva lasciato le briciole per riuscire a tornare a casa. E non so, Jack il fagiolo magico con questo gigante che teneva la gallina dalle uova d'oro, non mi ricordo se era un'oca o una gallina, comunque dalle uova d'oro, che se l'avesse trovato anche quello se lo sarebbe mangiato. So. E non era un mondo facile quello delle favole, delle fiabe, anzi, perché la favola in realtà era quella con gli animali, non so, tipo la volpe e l'uva. Vediamo se me ne vengono in mente qualcuna, quelle che ad esempio con protagonisti lupi, pecore, i porcellini, tre porcellini, quelle sono favole, no? Poi ripresa naturalmente da autori più moderni, gli Andersen, Perrault, però la favola normalmente come concezione doveva essere popolata di animali, mentre la fiaba era quella che conteneva personaggi umani e anche non, quindi fate, draghi, streghe, orchi e chi più ne ha più ne metta, insomma, per poter spaventare e poi alla fine fare un lieto fine, no? Grazie al principe, perché questi principi, insomma, non mi sono mai sembrati un granché, diciamolo, aiutati da una gran fortuna, ma devo dire la verità che nelle fiabe io ho sempre trovato che le vere eroine alla fine fossero le principesse, che alla fine quasi si salvavano da sole. Ora, non per essere femminista, e non lo sono proprio per niente, però. Alla fine poi queste ragazze fanno un po' da sé, ecco, grazie alla loro intelligenza, alla loro perspicacia, insomma, riescono a cavarsela abbastanza bene. Mi viene in mente La Bella e la Bestia, ad esempio, dove Belle è comunque molto intelligente, una ragazza molto intelligente, che riesce da sola, insomma, a salvare tutto il pandemonio che si era creato nel castello della bestia. Quindi non è che queste, infatti la Disney poi alla fine ha esaltato queste principesse, no? Forse anche un po' troppo, l'ha resa anche un po' troppo indipendenti, levando magari un po' di romanticismo, ma va bene così. E quindi diciamo che anche queste serie, tornando al moderno e quindi tornando alle serie, sto apprezzando molto questa qui di Anna, che mi è piaciuta, mi sta piacendo molto. Sono circa a metà, alla fine della seconda stagione, e me la sto divorando perché in questi pomeriggi afosi, sinceramente, non ho tantissimo da fare. E quindi preferisco fare le cose la mattina, che si sta molto molto meglio, e il pomeriggio magari dedicarlo a vedermi un paio di puntate della serie. Un'altra serie che ho visto e finito per il momento, perché non c'è altro,
E mi è piaciuta molto perché consigliata da mio figlio, devo dire la verità, io seguo le serie che mi consiglia mio figlio perché lui ci azzecca, è molto bravo. È di Umbrella Academy, tutt'altro argomento, niente a che fare con i classici. E ho visto le stagioni, insomma, che mi sembra che siano due. Sì, mi sembra al momento. E mi è piaciuta molto. Originale, cioè originale, ovviamente sono prese da un fumetto, ma mi è piaciuta molto come è stato reso per la televisione. Hanno fatto un bel lavoro, bravi, bravi gli attori. Mi piace molto l'attore che fa 5, perché lì sono sette fratelli, che sono fratelli e non fratelli, nel senso che non sono fratelli di sangue, ma sono stati adottati da un milionario un po' eccentrico che ha deciso di diciamo, istruirli e allenarli per, tra virgolette, salvare il mondo. Cioè, la sua idea era quella di usare questi ragazzini per combattere, diciamo, il male e salvare il mondo. E la particolarità di questi ragazzini è di essere nati tutti lo stesso giorno da madri che non erano affatto incinta, cioè quindi madri non incinte che si sono trovati in un giorno incinte e a partorire questi bambini che non si sa da dove arrivassero, e questo milionario spunta dal nulla e decide di adottare questi ragazzini, questi bambini, di crescerli con lui e quindi di farne dei, chiamiamoli supereroi. Ognuno ha dei poteri particolari viene allenato in base ovviamente a ciò che può fare, ciò che può offrire, tranne una, che poi insomma si capirà, che non, ha un potere talmente forte che le viene inibito perché non si sa assolutamente come controllarla. E questo insomma poi darà lo spunto per lo sviluppo delle puntate di questa serie. Che sono incentrate su questa cosa, diciamo, su questa ragazza. Ma ovviamente non spoilerò nulla perché per chi se lo volesse vedere naturalmente non dico niente. E anche questa mi è piaciuta molto, ma devo dire la verità, ho trovato delle serie molto carine su Netflix, non pensavo, invece sono rimasta. Mi piace molto, alcune non l'ho neanche guardata perché non mi interessano, ma perché non fanno, ad esempio non ho mai guardato La Casa di Carta, ma perché non mi attira, non mi interessa, sarà anche la serie tra le più belle che ci sono, esaltate e quant'altro, ma a me La Casa di Carta sinceramente non mi ha, è l'argomento che non mi attira, non mi dice niente, ecco, così come non guardo serie incentrate su, non lo so, la malavita, non lo so, la camorra, cioè non che c'entrino, ecco, La Casa di Carta non c'entra niente, però diciamo che le serie incentrate sul crimine, ecco, in generale non mi veniva, diciamo, non è che proprio mi esaltino in modo particolare. Posso vedere un film sull'argomento, ma
Una serie? No, non mi interessa. Stavo pensando di che colore fare, che faccio così, coloro ancora questi qua e poi direi che farò ancora un'altra parte perché altrimenti viene troppo lungo il video. Quindi facciamo, prendiamo questo marrone e facciamo queste. Ah, ecco qua, questi pallini. Oh, un'altra serie che mi è piaciuta parecchio è stata The Rain. Ecco, di The Rain sono rimasta sorpresa perché è una serie danese, o almeno così mi sembra. E si parla sempre di un mondo post-apocalittico in Danimarca, quindi non svelo nulla perché la trama è chiara fin dall'inizio, c'è cioè un virus che devasta, no? Questo paese, tanto per rimanere in tema di virus, ma non ha niente a che fare, naturalmente è una cosa molto fantasiosa e non ha niente a che fare con le nostre situazioni attuali. Ci sono dei ragazzi che insomma riescono a sopravvivere, due fratelli in maniera particolare, Simone e Erasmus, e che porteranno avanti tutta una storia legata appunto a questo virus, quindi conosceranno altre persone. E ci sarà tutto uno sviluppo, insomma, legato alla situazione, chiamiamola come ho detto prima, post-apocalittica che si è venuta a creare a causa di questo virus. Ma l'ho guardato all'inizio in modo un po' scettico, nel senso che ho detto, ma vediamo cos'è, se è carina, se guardando una puntata magari mi ispira a guardarne un'altra, perché io sono fatta così, io guardo, è un po' come quando leggo un libro, le prime pagine, se mi incuriosisce e sono stimolata a vedere il resto bene, altrimenti mi è capitato di vedere delle serie, di vederne una puntata, cercare di vedere anche la seconda, ma purtroppo poi non mi interessava, non tanto l'argomento quanto la recitazione, la sceneggiatura, insomma, come era imbastita la storia, il modo stesso di recitare degli attori, la regia, la fotografia. Ecco, ci sono tante cose che rendono interessante sia un film che anche una serie, devono essere avvincenti, ti devono prendere al di là dell'argomento, che l'argomento magari può essere anche bellissimo, interessantissimo, ma se non viene reso in un certo modo direi che tutto crolla comunque e non si riesce ad andare avanti né col libro e nemmeno con la serie. E The Rain, devo dire che mi è piaciuto tanto, ora beh, tanto, non posso dire tantissimo, nel senso che me l'ero dimenticata, vedi, avevo fatto una parte qua, ma non avevo continuato qui. E sì, mi è piaciuto perché sono stati molto bravi gli attori. Non attori di fama, non c'era nessun volto noto comunque, ma veramente molto ben calati nella parte, bravi senza esagerare, una buona regia, un buon impianto, diciamo, nel racconto. Direi buchi di trama, no, non ne ho trovati, e ogni volta riuscivo a essere incuriosita, vedere come andava avanti, come andava a finire, e quindi questa è la cosa che ti tiene poi incollata, ti fa andare avanti. E stavo pensando che colore mettere qua. Ci sono 35 colori,
non sono pochi e prendiamo questo. Ah no, qua avevo già messo un colore del genere, non era proprio qui, non era il turchese, era il verde acqua, ma magari lo metto da un'altra parte, questo turchese, vediamo un po'. Facciamo, perché qua c'è un verde acqua e non ha senso metterci un turchese, ci metto il rosa. No, perché ho messo... Che colore posso mettere lì? Visto che ho già messo un rosso, questo è il rosso inglese, poi il verde acqua, il giallo, cosa ci possiamo mettere? Che contrasti un po', un marrone chiaro, facciamo così, un marrone chiaro, vediamo di trovare un marrone chiaro, anche se qua ho già messo del marrone, ma va bene, terra di Siena. E quindi insomma è così, il tutto mi deve coinvolgere, un po' come quando si leggono i libri. Io non so come funziona per voi quando leggete i libri, se leggete, se vi piace leggere. Io adoro la lettura, ma posso passare anche dei mesi senza aprire un libro, quindi non sono una divoratrice compulsiva o seriale di libri, assolutamente no. Ho quei momenti in cui decido che devo leggere, no, che devo, che mi piace, mi fa piacere leggere, punto. Ecco, ok, se il marrone va bene. E quindi posso anche leggere due o tre libri di fila, se sono ispirata, altre volte li compro e stanno lì sul comodino oppure direttamente in libreria li metto. O su un tavolo, qua, insomma, dipende, dove decido di appoggiarli stanno, ma anche con gli ebook faccio la stessa cosa. Scarico un ebook che al momento mi interessava, dico, che bello questo, così me lo leggo, poi magari lo leggo dopo 4-5 mesi perché lì per lì mi è passata l'ispirazione di leggerlo. E poi magari a volte sono presa anche da altre cose o da fare. A volte sono stanca, la sera evito di leggere perché comunque mi addormento e quindi lascio perdere. E quindi devo essere in momenti particolari per leggere, perché altrimenti ma non perché non mi interessi la lettura, io adoro leggere, adoro la lettura, ma che può capitare che mi addormento. E quindi mi dispiace poi farlo, e quindi a volte quando sono in treno mi porto un libro, so che sono sveglia in quel momento e passo il tempo così leggendo e sfrutto il tempo nel modo migliore. Allora, direi che dopo aver fatto questi ovali arancioni, smetto qua. E faremo ancora un'altra parte per finire il disegno, perché altrimenti poi viene troppo lungo. Allora, quindi a questo punto vi saluto e vi aspetto per la, credo, terza e ultima parte di questo video, di questa serie di video dove coloriamo e chiacchieriamo insieme. E vi lascio con un caro saluto. E ci vediamo nella terza parte. Ciao ciao!